mi avete chiesto in tanti come mi alleno, cosa faccio quando faccio, oltre agli allenamenti di ginnastica aerobica, siamo qua, facciamo una piccola sessione insieme, vi faccio vedere. Scaldamento. Passiamo a qualcosa un pochino più. Vi va? Cominciamo. Dovete cominciare ad alzare il battito. Non troppo. Quando vi fermate per qualsiasi movimento, per cambi e cose, subito qualcosa che vi riscaldi perché vi siete scaldati. Poi potete fare qualsiasi movimento per alzare il battito e poi essere un pochino più aerobici. E lo potete fare in qualsiasi angolo della casa, non c'è bisogno di avere degli spazi, delle palestre. Io mi sono adibita a uno spazio perché sono una nasco come ballerina e devo fare i miei allenamenti, ho bisogno di un po' di spazio. Però potete farlo in qualsiasi angolo, spostate un divano, insomma, ballicchiare un attimo, alzare un po' il battito e fare un po' di aerobica. Si può fare in qualsiasi angolo della casa. Vi siete scaldati per bene, vi sentite, avete saltellato, alzato un po' il battito, cominciate a fare quello che avete voglia di fare, che sapete fare, non esagerate, ballicchiate, fate un po' di coreografie, quello che vi viene. Aspetta. Anche tre canzoni, una decina di minuti di aerobica, così mi scatenate un po'. Color my love. Color my Basta che saltate un po'.
po', saltate, sudate un po', cominciate a lamentare. E allungate, perché se no mi vengono i cricchi. Usate tutto, non risparmiate. Cominciate a rallentare. Però dovete continuare a mantenere il battito. Magari vi consiglio di farlo col marito, il fidanzato che avete in casa, il congiunto, così vi ispirate. Usate anche le braccia, soprattutto questa parte delle braccia. Guardate che dopo 4 canzoni, 3-4 canzoni di 3 minuti e mezzo scatenate, si fa tanta aerobica, anche se non volete mettervi a fare tutti i giorni gli addominali, gli esercizi a terra, che sono anche forse un po' noiosi da fare. Vi fate 4 canzoni, ballate scatenate, una bella doccia calda e avete fatto tanta di roba, tanta. Ognuno con le sue condizioni fisiche deve ovviamente rispettare quelle che sono le sue sensazioni, se quel giorno stai bene, se non hai problemi di certo. Ognuno sa come sta, però fa tanto. Basta anche ballare senza scatenarsi troppo. È un tocca sana, anche se avete problemi in testa e pensieri, dedicatevi 10 minuti. Le cose le vedrete sicuramente in maniera diversa, non saranno cambiate, ma voi starete meglio. Datevi di gabriellina vostra, che sarei io. Poi se in casa siete in tanti, prendete vostra figlia, i vostri figli, vostra moglie, il vostro fidanzato, fatevi un balletto con loro, la musica è terapeutica. Avete una giornata scazzata? Prendete la macchina, fatevi un giro a musica a palla, oppure a piedi con le cuffiette, oppure ascoltate della musica e muovetevi un po'. Va bene, ora andiamo ad affaticare. Poi facciamo anche un po' di stretching, ora defatichiamo. Ognuno come vuole, si possono fare anche i passi di danza per chi vuole farli. Basta allungare, allungare. Fa ginnastica non è soltanto un pezzo per il ritmo, è per usare le braccia, i muscoli. Se volete potete coadiuvare i movimenti leggeri, perché non siamo tutti atleti, quindi quiet, con pesini. Se non li avete, bottiglie di plastica da 1 litro, 1,5 litri, 2 litri. Mi raccomando, le braccia attaccate al busto, Se voi volete esagerare proprio, ci sono questi aggeggini che si vendono nei negozi sportivi anche su online, e mentre fate i pesini per le braccia, ve li agganciate alla caviglia. Ce la posso fare? E avrete i pesini anche nelle gambe, leggeri, leggeri. Quindi alla fine avrete un po' di peso nelle gambe, un po' di peso nelle braccia. Dai, che usciamo dalla pandemia, che siamo dei marmi, dei bronzi
piace. Ma l'importante, amici, l'importante, la parola divertimento, dove devono essere 10 minuti, se volete un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo che avete a disposizione, di puro divertimento, ok? Defatichiamo ancora un po' di... Quando si comincia a defaticare sul serio, ci si comincia a vestire, perché a meno che non abbiate 18 anni, che schiacciate anche i sassi, ma anche a 18 anni vi assicuro che io prendevo dei cricchi tremendi. Guardate gli atleti che fanno gare, giovanissimi, bisogna coprirsi subito, anche se ci si ferma un secondo, perché i cricchi sono tac, e poi ve li portate dietro 15 giorni, quindi attenzione, e si defatica. Si allunga. Tanto resto tua per sempre, non so mentire, cuore mio, ogni volta è facile scappare via, l'amore a volte è una bugia, comunque vada resto. Allungate, qualsiasi movimento facciate di fantasia, allungatevi. Passi lenti. Dobbiamo mantenere l'aerobico, ma lentamente. Ma glutei stretti e sempre. Penso solo all'anima. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale. Vede di gare per qualsiasi
dopo averle incrociate, pianta pianta, quale tua ragione, Dio? Ed ondolare, forse troppo stanco. Così per un pochino, piano, potete anche spingere nelle ginocchia, ma piano, tutto. Piano, perché ci si fa male se si spinge. Lasciamo stare, dai. Tanto un po' così. Facciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti. E tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede. Di aver sciolto magari qualche allungamento di stretching lungo le gambe, braccia, stendere, c'è la schiena dritta, mi raccomando, c'è un movimento di stretching che streccia tutto, io lo adoro, è un po' particolare, molti di voi lo sapranno, lo facciamo, gambe distese, seguite i movimenti sopra il ginocchio, legate testa, guardate lo specchio, prendete le due le mani e allungate, fermo le teste, alto, sana, state così qualche secondo. Questa chiavetta qua deve stare a terra, spingete il più possibile a terra perché tenderà ad alzare, non va bene. Dovete abituarvi a schiacciarla verso il basso, braccino dentro, fa male bestia, e prendere in due mani. Riuscite a prendere le due mani dietro la schiena, non è importante, tiratela dal ginocchio, l'importante è che le chiappe restino incollate a terra. Una regola di vita da non sottovalutare.